Avete fatto il compito? Sì, ho saputo da mio nonno un sacco di notizie. Io no. Il mio nonno è sempre vissuto in città e non sa nulla di riti magici e sendani. A me hanno spiegato come facevano una volta a curare il mal di ossa. È il mal d'oscia, come dice mio zio. Dai, spiegaci come si fa. Si guariva abbracciando un pero alla rovescia o, come dicevano loro, alla reversa, addossandosi con la schiena al tronco e abbracciando l'albero all'indietro. A me hanno raccontato che anche rotolarsi per terra è il primo suolo di primavera e serviva per curare tutto il reumatismo. Ma non raccontate storie, figuratevi se questi rimedi potevano essere utili per curare il mal di schiena. Non devi ragionare come ragioniamo noi, devi pensare di essere vissuto in quella realtà, un mondo immerso nella magia e nelle superstizioni. Nei secoli passati i contadini dipendevano dalla natura e dai suoi capricci. E per loro molti dei fenomeni che noi oggi spieghiamo scientificamente erano assolutamente incontrollabili e incomprensibili. Gli alberi affondano le proprie radici nella terra, che fin dai tempi più antichi era considerata sacra e con grande potere magico. Si cercava di trasferire ad essa il proprio male e di trarne nuova forza. Ci potrebbe essere anche una spiegazione scientifica per questa usanza, perché stringendo il tronco, girati a rovescio, si fanno dei movimenti utili a risistemare le articolazioni o i muscoli fuori posto, così come fa mia mamma quando va dal fisioterapista. Mio nonno mi ha raccontato di una guaritrice di Campiano, vicino San Benedetto, che curava gli strappi muscolari e il torcicollo. Li chiamavano snester coi piedi. In pratica lei faceva sdraiare il paziente sul pavimento di casa sua e iniziava a calpestarlo prima da un lato della schiena e poi dall'altro, girandogli attorno appoggiandosi ad un bastone. In pratica lei, senza saperlo, utilizzava una tecnica fisioterapica. Sì, dai, ce l'hanno detto tante volte. Quando una persona aveva un male fisico o si sentiva triste e malinconica, oppure era in un periodo in cui tutto andava storto e la vita diventava difficile e invivibile, si convinceva di avere il malocchio. Ma questo malocchio c'era qualcuno che lo dava? C'erano moltissime persone che si pensava potessero dare il malocchio per tanti motivi diversi. Ad esempio le donne vecchie, rimaste sole, che erano mal vestite e spettinate ed erano di brutto aspetto a causa della miseria in cui vivevano. Spesso erano considerate streghe e capaci di portare sfortuna o malattie alla gente che soltanto le guardavano. La stessa cosa capitava ai poveri che bussavano all'uscio delle case. Erano tanti quelli che chiedevano l'elemosina, ma non li si poteva contentare tutti, addirittura gobbi, zoppi e ciechi. A quei tempi il mondo era considerato misterioso e ostile. Era facile credere a presenze non umane, spiriterini, streghe, mostri e morti inquieti affollavano le storie che si raccontavano di notte nei casolari sperduti e nelle stalle. Cosa si poteva fare contro il malocchio? Nei casi più semplici si recitavano formulette che tutti sapevano a memoria. Nei casi più difficili invece bisognava rivolgersi a uno specialista, Al Strion, che sapeva fare i riti magici, cioè i sendam. Ho letto che questa parola misteriosa deriva dal latino sanitas e dal longobardo sendicar e significa precisamente invio benefico. In questa scena vedrete come si svolgeva il sendà con l'olio, che serviva per capire se c'era il malocchio ed eventualmente eliminarlo. Occorrente, una bacinella piena d'acqua e qualche goccia di olio d'oliva. Questa donna da diversi giorni non sta bene e spesso ripensa a quando ha incontrato quella vecchia, che tutti dicono sia una strega. Non le avrà dato il malocchio. Decide di rivolgersi al Strion, che la riceve a casa sua. Al Strion fa cadere in una bacinella d'acqua qualche goccia d'olio d'oliva. Se le gocce, anziché raccogliersi e formare un'unica chiazza, si allargano sull'acqua e rimangono divise, significa che il malocchio c'è.
A quel punto Astrion recita la formula. Mil doc, mil ducia, va veglia se te sta da. Malocchio, malocchiato, va via se sei stato dato. Il contenuto della bacinella veniva poi buttato dietro le spalle, fuori dalla finestra. Gesto simbolico che voleva significare girare le spalle al mare. Raccolto col sendà nella bacinella d'acqua e olio. Per vedere se c'era il malocchio si poteva ricorrere anche al carbone. Occorrente una bacinella piena d'acqua e 5 pezzetti o comunque un numero dispari di carbone di guercia. Una donna ha paura di avere il malocchio, decide quindi di andare dal strion. Per diagnosticare il malocchio, l'uomo prende dal focolare 5-7 pezzetti di carbone. Il numero dispari è di buon augurio. Uno alla volta li getta dentro una tazza d'acqua, tracciando un segno di croce. Se i carboni restano a galla, il malocchio non c'è. Se invece affondano, il malocchio ti possiede. In questo caso, Alstrion recita uno scongiuro che rimanda il malocchio allo iettatore. Mel doc, mel ducia, torna dos a chi te l'ha dato. Malocchio malucchiato, torna dos a chi te l'ha dato. Alla fine del rito, il contenuto della bacinella viene buttato da dietro le spalle fuori dalla finestra. Questo sendà si praticava chi aveva patito un grosso spavento o a tutti quelli che non mangiavano, non dormivano o si sentivano depressi senza motivo. Occorre il decotto con l'erba di San Giovanni. Quest'erba era chiamata così perché era tradizione raccoglierla, ancora bagnata di rugiada, all'alba del 24 giugno, giorno dedicato a San Giovanni il Battista. La persona che operava il sendà preparava un decotto con l'erba della paura. Il rito iniziava con un pater ave gloria santa liberato. Versava quindi il decotto in una scodella, ne sfiorava la superficie con le mani, che imponeva poi sulla testa del sofferente, che stava in piedi con la testa coperta da un velo. Senza toccarlo, tracciava vicino al suo corpo tre segni di croce, scendendo con le mani lungo il petto e la schiena, quindi lungo i fianchi, fino a terra, bisbigliando una semplice formula. Gesù Giuseppe Maria, fecala pollo, vega vei. L'acqua del decotto veniva a questo punto attentamente osservata, sia per riva fitta, rappresa, le fare strette e il responso era certo, preso paura. Il rito veniva ripetuto per almeno 3 giorni, o comunque finché l'acqua non si schiariva e il male se n'era andato. Le scodelle venivano conservate in un luogo nascosto fino alla guarigione. Dopo il decotto era eliminato con il solito procedimento. Tradizione secolare più poetica che magica è quella di sfregarsi le palpebre degli occhi con la prima viola che si trova a primavera. Rituale innocente legato a tradizioni antichissime quando il rapporto tra l'uomo e la natura era molto stretto. Il gesto era accompagnato da una gentile filastrocca. Fioradin de primavera mantenim la melumera, fioradin di prima estè mantenim me guardè. Fiorellino di primavera, mantenetemi la mia luce. Fiorellino di prima estate, mantenetemi il mio guardare. Per le scottature la segnatura si faceva sul momento, accompagnando i gesti della mano con la formula guaritrice. Fa che la carne cotta la torna cruda. Fa che la carne cotta torni cruda. Ancora oggi il canto ritmato del cuculo è l'inconfondibile annuncio della primavera. Tutto si rinnova e tutto può cadere. Da qui la credenza che per conoscere il futuro fosse sufficiente ascoltarlo, dopo aver girato una filastrocca magica. Cocco del bel canter, di quant'an caiota al camper, se no at vag a fugher. Cuculo, cuculo dal bel cantare, dimmi quanti anni ho da campare, se no ti vado ad affogare. Il numero dei suoi versi monotoni dava la risposta. Ho, 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 ho
quant'an che ho per maridar. Dimmi quanti anni ho per maridarmi. Bye.